Sembra che la festività cristiana del Natale e molte sue consuetudini e tradizioni affondino le radici nell'antica festa dei Saturnali. Cibele! 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 Ma dove sta questa? Cibele? Cibele? Saturno, sono qui! Cibele! Ma che te sei messa un'altra volta a lucidare sta pietra nera che c'hai? Oh, io ci tengo e soprattutto ci tengono i romani. Ci risiede il loro potere imperiale. Sì, vabbè. Tieni buoni sti animali da compagnia che c'hai, sti leopardi. Buono, Giacomino, vieni qui. Bravo gattino. Vabbè, cosa volevi? E niente, io sto a Anna. Ah, va bene, ciao. Buoni Saturnali, anzi, com'è che dicono? Io Saturnalia! Io Saturnalia, io Saturnalia. Ma hai preparato la sporta che mi devo portare appresso? Sì, è là. Che ce l'hai messe pure due belle persiche, due arbicocche? Ma è possibile che ogni anno te ne esci con queste fesserie? È il 17 dicembre, ma dove le trovo più, le pesche, le albicocche? E vabbè, un po' di roba di serra. Ah, ma allora non vuoi proprio capire. Ma ti pare che io, la Magna Mater, la dea della natura, vada al discount? Ma per chi mi hai preso? Con tutta la frutta di stagione e quella secca ne avrai per tutta la settimana, tranquillo. Ma poi? Ma con tutti i sacrifici che ti faranno, il vino scorrerà a fiumi. Eh no, e qui sei te che non vuoi capire. Quelli se mangiano tutto. Li devi da vede, non fanno altro che feste e cene per 7 giorni. E vanno a casa di uno e a casa dell'altro. E invitano e mangiano e bevono e dai e dai. E non mi devo portare qualcosetta per arrangiarmi per 7 giorni? Non c'è andare, che ti devo dire? Ma può mai essere secondo te? Ma che dici? Ma come? Si chiamano Saturnali, sono 7 giorni di festa fatti per me, per ringraziarmi che ho insegnato agli uomini l'agricoltura e per ingraziarmi che se no la prossima primavera non dà frutti e proprio io non mi faccio vedere. Ma come ragioni, scusa? Ma poi, ma una festa così bella, 7 giorni in cui sono tutti uguali, servi e padroni, anzi sono i padroni che allestiscono il banchetto ai servi, non si lavora, non si fa la guerra, e tutti si scambiano i regali e gli auguri, e tutti possono mangiare le ricchezze che la terra ha dato nei mesi scorsi. Si ubriacano e si lasciano andare a giochi di società e d'azzardo e a giochetti di vario tipo. Vabbè, Cibè, e se divertono, una settimana. Che si ce pensi, se no sarebbe la più triste dell'anno. È finito il lavoro dei campi, siamo al solstizio d'inverno, fa mattino tardi, fa notte presto, fa un freddo cane, ma poracci, e si riscaldano, e si ricordano di quel bel tempo dell'età dell'oro, quando che tutti gli uomini erano felici e vivevano in armonia senza guerre e zozzerie, e si viveva nell'abbondanza e ce n'era per tutti, prima che quella lì aprisse il vaso. Sì, e prima che quello lì rubasse il fuoco agli dèi per darlo agli umani. Vabbè, che c'entra? E soprattutto, come posso mancare io? Proprio io che all'epoca ero il re. Quando ci penso che ero il re dell'età dell'oro. E mo so il principe di sta festa. No, il princeps non sei tu e lo sai bene. Ma che vuoi? Ci deve stare uno che presiede alla festa, che la governa. E come lo devono chiamare? So romani, so latini, princeps Saturnalicius. Ma è un servo o uno schiavo? In sti giorni sono tutti uguali. E si mette una maschera e un vestito sgargiante. Beh, è una tua caricatura. E vabbè, te l'ho detto, se devono divertire, devono propiziare l'inizio di un nuovo periodo, una rinascita. E so io che sono preposto a tutto ciò. È la rinascita del Sol Invictus. Sì, vabbè, mo c'è pure sto culto, ma io non sono invidioso. Nel Pantheon romano c'è spazio per tutti. Ma scusa, ma alla fine io non so greco? Sì, ma giusto perché i romani c'hanno la fissazione dell'ellenismo e ti hanno assimilato a Cronos. Facessi almeno lo sforzo di levarti st'accento che ti ritrovi. Perché mi trovo bene qua tra i romani. Roma è inclusiva e quindi va bene pure il culto siriaco del Sol Invictus. Viene il 25 dicembre, i Saturnali finiscono il 23, tutto fila liscio. Ed è pure una cosa bella. Il sole al solstizio sembra debole, e poi
pa! Al 25 riprende forza e le giornate s'allungano, e te che sei la magna mater dovresti pure da essere contenta, no? Ma sì, è che poi Saturno mio lo so come andrà a finire. Ah, e questa mo è nuova. Ah, dimmi un po', com'è che andrà a finire? Niente, niente, lasciamo perdere. No, 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 dimmi, dimmi, magna madre, te che sai tutto. Hai presente quel nuovo culto, i cristiani? Beh, sono pure perseguitati. Ma per festeggiare la nascita del loro Gesù, che prima lo mettevano in giorni un po' a caso e non erano tutti d'accordo, ed ora, per non dare troppo nell'occhio nei festeggiamenti e confondersi con quelli dei Saturnali, hanno deciso di spostarlo al 25 dicembre anche loro. E non ti sei accorto che ormai sono sempre di più? Finirà che anche gli imperatori romani saranno cristiani, e quindi addio Saturnalia, e il Natale che festeggeranno non sarà più nemmeno quello del Sol Invictus. Dici? Ma che sai, addio è sempre negativa. Oh, mi stai solo a far perdere tempo. E la festa? Fammi andare, va. Se vediamo fra 7 giorni, ci be'. Va bene. Io Saturnalia. Io Saturnalia a te. Oh, non fa quella faccia. Ma te posso dire una cosa? Eppure che sta festa non sarà più per me. L'importante è che gli esseri umani festeggino il fatto che sono tutti uguali, che possono essere felici insieme, che se possano ritrovare e scambiarsi gli auguri e i regali, e possano pensare che se rinasce tutti gli anni. Alla fine è questo che conta, no? Magna madre.